Bentornati sul canale Agenti. Oggi diamo un occhio a una bella build che sfrutti finalmente a pieno il Bighorn. È un'arma che mi è sempre piaciuta, ma che ho sempre trovato di difficile utilizzo a causa del fatto che si muove parecchio quando viene usata come fucile d'assalto, ha un forte rinculo quando viene usata in modalità, diciamo, fucile o fucile da cecchino, e non dava tutta questa soddisfazione neanche a livello di danni. Oggi, su soffiata del mio compagno di clan Paciocco 2, che ringrazio, propongo una bella build che sfrutti i talenti del Bighorn per fare seriamente danno e in aggiunta sia anche versatile e allo stesso tempo non troppo glass cannon. Intanto, come specializzazione, mitragliere. E perché, presto detto, 10% di corazza ogni volta che uccidi un nemico, aumenta la velocità di ricarica, i kit corazza garantiscono il 100% di corazza più un ulteriore bonus e rigeneri munizioni. Questo infatti è sufficiente per sceglierla come classe, anche se fa leggermente meno danno di un esperto di sopravvivenza e sicuramente di un occhio di falco che, colpendo la testa, incrementerebbe tantissimo il danno. Però, come vediamo, abbiamo 900.000 di corazza. Infatti, con questa build, la specialità mitragliere è ottimale perché dobbiamo anche comunque trovare un equilibrio fra il danno e la sopravvivenza, usabilità della stessa. La specialità viene scelta perché almeno garantisce sopravvivenza, usabilità e non siamo del tutto glass cannon. Non ci basteranno 3 colpi per andare giù, effettivamente 5, non 3, però comunque, se riusciamo a fare una kill mentre veniamo colpiti, un minimo di sopravvivenza la garantisce. Nel dettaglio vediamo il Bighorn. Se voi avete la fortuna di avere tutti gli attributi primari cappati, meglio per voi. La mia fortuna mi ha dato questo. Comunque, il che ci interessa tanto è il talento caccia grossa, che ti consente di avere il 450% di danni arma a ogni colpo, e con i colpi alla testa ottieni più 2% danni a colpo alla testa cumulabile 50 volte. Una volta che si raggiungono le 50 cariche, ogni 4 secondi l'effetto si riduce di 10 unità. Quindi in 20 secondi avrete perso tutto il bonus solo di danni a colpo alla testa. Come arma secondaria io ho buttato su un M60 con talento Ranger, incrementa i danni arma del 2% ogni 5 metri di distanza dal bersaglio. Questo mi serve nelle fasi ravvicinate, qualora dovessero servirmi un po' più di proiettili, come ad esempio un boomer, come ad esempio dei cani Black Tusk, in cui mi serve tanto danno ripetutamente. Il Bighorn comunque ha un caricatore di soli 40 colpi. Nel dettaglio, come maschera, ho scelto la Sesca Viroba, che mi dà 10% di probabilità di colpo critico e con tutti gli attributi che aumentano danno arma, danni critici e probabilità di colpo critico. Come corazza, Fenris, ok, non è cappata, non è completamente cappata come la maschera e gli altri pezzi, lo riconosco, però questo sono riuscito a trovare per ora, farmerò ancora e migliorerò. Però il talento obliteratore è quello fondamentale su questo tipo di pezzo, perché i danni fucili d'assalto, sia che lo usate con o senza zoom, il Bighorn risentirà di questo tipo di incremento. Danni fucili d'assalto, il Fenris è l'unico che consente di avere danno specifico sull'arma, non danno arma generico. Danno arma generico è minore dello specifico per la singola tipologia di arma. Il talento obliteratore fanno aumentare danni arma dell'1% per 5 secondi quando colpiamo in modo critico, cumulabile fino a 25 volte, quindi possiamo mantenerlo costante portando la nostra probabilità di colpo critico al 60% o nei dintorni del 60%. Fondina, gruppo sombra, più 15% di danni critici, anche qui probabilità di colpo critico, danni colpo alla testa,
vedete voi gli attributi che riuscite a trovare. Comunque focus su probabilità di colpo critico, bisogna arrivare più vicini possibile al 60%. Ginocchiere, preghiera del soldato. Ok, mi daranno fucile, non mi serve a niente con questo tipo di build. Potrei mettere un fucile, è vero, ma preferisco averla perché mi dà 8% danni al bersaglio fuori dal riparo. Quindi tutti i nemici rossi li fa fuori veramente con pochissimi colpi. Idem per i guanti, ho scelto un Petrov che mi dà 10% di danni mitragliatrici e 8% di danni alla corazza, che è l'attributo che noi cerchiamo, perché tutti i nemici non rossi, ogni tot colpi la corazza si smantellerà sempre più velocemente, impiegheremo meno colpi per fare più danno alla corazza dei nemici. Ultimo ma non per importanza, lo zaino memento, danno arma, corazza e fascia abilità. La fascia abilità aumenta la riparazione del drone, che sarà perennemente fuori e ci servirà tantissimo. Danni arma e corazza ci servono come il pane, soprattutto la corazza perché siamo di carta velina. E fortunatamente raccogliendo i trofei aumentiamo i danni arma, il bonus corazza e l'efficienza abilità, quindi curerà ancora di più il drone. Per ogni trofeo raccolto in più aumenteranno ancora e ancora e ancora fino ad un massimo di 30 volte per 300 secondi. Insomma, lo zaino già lo conoscete, ha un triplo effetto: aumentare il drone, darci un po' di corazza e incrementare i danni arma nel tempo, che non guastano mai. Ovviamente come abilità ho scelto il drone restauratore, che essendo in fascia 1 aumenta salute e riparazione corazza verso di noi e dura molto di più. Ma la cosa più importante del memento è che non dobbiamo aspettare sempre 160 secondi per rianimarsi, infatti abbiamo due cariche dateci dalla fascia abilità dello zaino memento. Ora vediamo un po' al poligono come funziona. Fascia poligono, eroica. Mettiamo Elite Invulnerabile come livello di difficoltà. Scegliamo il bersaglio a 5 metri così è più visibile il danno. Ora vediamo quanto danno fa in critico sul corpo. Il Big Horn. Siamo intorno ai 370-380.000, con il talento 400.000 quasi. Con il talento della corazza obliteratore attivo, come potete vedere adesso io ho smesso di sparare, si disattiva. Guardate, per ogni colpo critico la barra sotto si riempie gradualmente fino a essere al massimo e garantire 391.000 di danno. Metto il mirino e sparo al corpo, 1.600.000 al corpo. È un buon danno DPS. Con build simili con una carabina M4 si può raggiungere questo danno. Ma qui il Big Horn si supera quando si colpisce alla testa. Infatti guardate come gradualmente il suo danno aumenta. 2 milioni, 2 milioni e 100, 2 milioni e 2, 2 milioni e 3, 2 milioni e 4, 2 milioni e mezzo, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3 milioni, 3 milioni e 100, 3 milioni e 2 praticamente, 3 milioni e 3, 3.372.829. Come potete vedere qui, 3.372.829. Tenete presente che per uno strano motivo che forse non ho ancora compreso io, non sta droppando le medagliette al poligono, quindi non posso vedere il reale incremento che il memento mi garantisce. Dovrei provarlo su nemici veri, raccogliere le medagliette vere e via dicendo. Questo si può sviluppare man mano giocando. Comunque la build è una DPS di tutto rispetto, garantisce una buona sopravvivenza, una più che ottima
versatilità. Con il mitragliatore siamo sul 500.000 di colpo critico sul corpo e sui 700.000, intorno ai 700.000 con colpo la testa. Con il bigorna invece con colpo la testa ci aggiriamo intorno ai 600-700.000, qualcuno da 800-818.000, come vedete. Come fucile d'assalto è veramente anche lui terrificante. Se avete buona mira o usate il mouse anche da Xbox, vedrete che con questa build vi divertirete parecchio. Non come la mia che faccio fatica a sparare in testa, vedrete che comunque darà grandi soddisfazioni. Switchare allo zoom è un attimo e tornare al fucile d'assalto altrettanto. Rapidità di cambio arma tutto sommato discreta. Analizziamo le statistiche della build. Danni arma senza talento attivo è un fucile d'assalto di bassa qualità, 120.000, forse lo fa il fucile più sfigato. Comunque col bigorna riusciamo ad arrivare a un 53% quasi di probabilità di colpo critico, 105 di danni critici, 123 di danni alla testa, 8% di danni alla corazza, 18% di danni alla salute, che non è poco per i nemici rossi, vuol dire morte in brevissimo tempo. Ci aggiriamo intorno al 100% bonus armi. Fucili d'assalto sfioriamo il 40% come danno e abbiamo anche un 25% di danni mitragliatrici. Cambiando arma, passando al mitragliatore, qui siamo al 60% di probabilità di danno critico, 96% di danno critico, anche qui come danno colpo alla testa siamo più o meno uguali, bonus danni armi uguale, 40% di bonus danni mitragliatrici, quindi siamo veramente, veramente, veramente cattivi con questa build. Molto di più di una DPS normale. Le ho confrontate nel raid l'altra sera, tra questa build che uso normalmente nel raid e quella che vi ho appena mostrato, direi che questa è molto più giocabile per sopravvivenza, per versatilità e per danno. L'unica cosa che vi consiglio è, prima di usarla in un raid o in una missione difficile, prendeteci la mano con lo zoom, perché lo zoom del bigorn è veramente qualcosa di ostico da padroneggiare. Comunque ad ognuno di voi la sua sentenza. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, se è una variante di una build bigorn linkamela o descrivimela, sarò felicissimo di provarla. Metti like al video se ti è piaciuto e, visto che non costa niente, è gratis, iscriviti al canale. Ti aspetto anche su Twitch tutte le sere dal lunedì al giovedì alle 21.45-22 circa per build, missioni, raid o altro ancora. E perché no, se ci siete e siete su Xbox, per giocare anche insieme a qualcuno di voi, per farmare qualcosa o provare nuove build tutti insieme. Ciao ragazzi, al prossimo video!